Salute e sport e principalmente prevenzione delle malattie. In un momento in cui curare le malattie diventa problematico per mancanza di fondi, bisogna far sì che bisogna evitare di ammalarsi. Per tale motivo lo sport, che è alla base di quella che è la prevenzione, che parliamo proprio di prevenzione, è corretto e giusto che si dia il massimo supporto a iniziative che riguardano tale argomento. Sport e dieta camminano insieme, quindi si parla di stili di vita. E uno stile di vita sedentario non è assolutamente buono, fa male. E si sanno, nel caso oggi ci saranno degli esperti cardiologi e anche endocrinologi, dove si vede che chi sta fermo, insomma, l'apparato cardiocircolatorio non va, ne risente in senso negativo. E quindi lo sport, inteso non per forza come attività agonistica, ma anche come movimento, è l'utile supporto per prevenire malattie, compreso anche malattie reumatiche, ma questo si sa bene, i dolori vengono a chi sta fermo, la pancia cresce a chi non si muove e dalla pancia possono partire tanti problemi. È molto importante che i distretti, insieme all'Ordine dei Medici, sensibilizzino a quello che lo sport può fare oggi per migliorare la prevenzione delle malattie cardiovascolari, che sono la prima causa di morte che noi registriamo oggi in Italia e anche in Sicilia. Lo sport come comportamento, come stile di vita, io mi occupo di igiene e medicina preventiva, quindi chiaramente per me è un argomento di grandissima sensibilità professionale, nel senso che noi cerchiamo di far capire fin dalla scuola elementare come lo sport possa aiutare a crescere meglio e a dare fondamentalmente promozione della salute proprio con la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Lo sport quindi come attività fisica comportamentale e non come attività ludica, ma proprio come stile di vita. Lo sport quindi come attività fisica comportamentale e non come attività ludica, ma proprio come stile di vita. Qual è, se possiamo farlo, una fotografia di quello che è lo stato di salute dei siciliani? Ma lo stato di salute dei siciliani, io dico sempre che uno dei problemi principali che noi abbiamo è l'obesità. E l'obesità è il peso eccessivo, soprattutto in età adolescenziale, che è esattamente l'opposto, perché noi siamo pigri probabilmente, ma abbiamo anche poche strutture, e proprio nelle scuole, il mio appello è soprattutto alle scuole, ai distretti scolastici, che organizzino tornei di calcio, tornei di squadra, per far sì che i ragazzi giovani crescano con la cultura dello sport. Se facciamo questo, facciamo buona prevenzione per tutta la vita.